Ciao ragazzi, benvenuti a Revival Post. Bene, oggi un nuovo video tutorial su come installare un fusibile esterno a un alimentatore ATX per computer fisso. Ovviamente ragazzi, io ho già smontato tutto. Allora, perché ovviamente la domanda ovviamente è automatica. Perché installare un fusibile esterno a un alimentatore? Questo perché? Perché a volte può capitare, come purtroppo ho un problema io al mio impianto, che c'è un esubero di potenza, di corrente, scusate, e quindi può bruciare i fusibili dell'alimentatore del computer, come quello della televisione, eccetera. Quindi purtroppo sto sempre a fare reclami a Enel. Comunque, e niente. Allora, ovviamente ragazzi, per installare questo fusibile, ragazzi, è una cosa proprio semplicissima. Ovviamente abbiamo bisogno dell'alimentatore e abbiamo bisogno di un semplice portafusibile da parete. Questo qua potete comprarlo in qualsiasi parte. Se eventualmente non riuscite a trovarlo, contattatemi che ve lo spedisco io. Può costare 2 euro, 2,50 euro massimo, ma quelli di qualità. Questo qua l'ho pagato 1,80 euro, 2 euro se non mi sbaglio, però ripeto, con questo sistema eviterete tempo e ovviamente spendete dei soldi, molti soldi, perché anche se è un alimentatore vecchio come questo qua, che ora ovviamente ci fa da cavia, può essere recuperato. Quindi salta il fusibile, come in questo caso è interrotto, e può essere recuperato grazie a questo sistema. Ovviamente potevo tranquillamente saldare un altro fusibile al suo posto, però ogni volta che c'è uno sbalzo di corrente e altro, smontare l'alimentatore dal computer e poi aprirlo e fare queste saldature, sinceramente secca. E se secca a me, figuratevi a voi che non fate questo mestiere. Quindi è meglio fare questo lavoretto che ci mettiamo 10 secondi a farlo. Ovviamente, come vi ho detto, porta fusibile, alimentatore, lo apriamo, come potete vedere l'ho già aperto, togliamo la parte, cioè il fusibile dalla sua postazione, che sarebbe questa qua. E cosa dobbiamo fare? Innanzitutto ci servono due cavetti così, presi da un cavo elettrico semplicissimo. Io ho questi due ora e utilizzo questi potete recuperare tranquillamente da una provunga, da una ciabatta o non lo so. Spogliamo così tutti e due i lati, forse sono troppo lunghi, vabbè, ve lo faccio giusto vedere. Allora, uno così e quest'altro è fatto pure. Ok, fatto questo, passiamo all'alimentatore. L'alimentatore dobbiamo effettuare un foro, se in questo caso ovviamente abbiamo una griglia, quindi è più facile farlo, basta tagliare la griglia come ho fatto, per far sistemare il portafusibile. Vedete, basta fare una leggera pressione e il fusibile è sistemato. Avvitiamo questo. Ora dall'altra parte basta bloccarlo con la sua apposita vita. Se eventualmente non riuscite a sistemarlo, basta ragazzi un po' di colla a caldo, niente di che. Allora, lo avvitiamo. Mi raccomando ragazzi, bloccatelo, cioè in qualsiasi caso voi decidiate se riuscite a avvitarlo o non riuscite a avvitarlo, prima di ovviamente inserirlo collegarlo all'elettricità, bloccatelo in qualsiasi caso. Quindi, ok, l'abbiamo bloccato. Ora niente di più facile. Spostiamo questo. Allora, dobbiamo stagnare i due contatti dove c'era il fusibile. Quindi uno, non so se riesce a vedere. Ok. Quindi uno è questo. E uno è questo qua. Poi prendiamo i due cavetti che abbiamo preparato prima. Li accorciamo un po', lasciateli giusto 2 mm, massimo 3, non di più, così. Spostiamo. E lo soldiamo qua. Mi raccomando, non fate contatti con altri fili, rispettate le piste. Poi prendiamo l'altro e facciamo la stessa cosa.
così e lo mettiamo qua. Ok, detto questo, basta. Ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente la stessa procedura al portafusibili da parete, cioè saldare le due alette del fusibile 1 e 2. Mi avvicino per farvi vedere meglio. Soldiamo queste due. Così prendiamo il primo filo, stagnatelo voi ragazzi, mi raccomando. No, scusate ragazzi, dobbiamo stagnarlo. Ok, sono consapevole che l'altra parte si è staccato, comunque ragazzi la procedura è questa. Allora stagniamo pure questo, così lo attacchiamo. Ok, a posto. Quindi sistemiamo questa parte qua, stagniamo prima questa parte, il filo qui, perfetto, e dopo sistemiamo anche qua. Ok, a posto. Ora chiudiamo tutto. Ok, avvitiamo. Uso un cacciavite a taglio perché al momento ho questo, perché dovrei bloccare il video e prendere il cacciavite a croce, ma mi scoccia. Quindi utilizziamo questo qua. Così. Uno. Ok, qui. Così. Perfetto, ovviamente voi sistemate le altre due viti e poi lo sistemate di nuovo sul ovviamente nel case del computer. Basta svitare questo ora, prendere un semplice fusibile, vi consiglio di metterlo almeno su un 2A o un 4A. Sistemiamo qua, così, e lo chiudiamo. Va un po' ovviamente a pressione perché deve fare contatto. Perfetto ragazzi, il lavoro è finito. Quindi abbiamo speso 2,50 euro, un po' di filo, un po' di stagno ovviamente, un po' di pazienza per avere un alimentatore con fusibile esterno. Quindi la prossima volta quando salterà energia elettrica per qualsiasi motivo, basterà svitare qua, sostituire il fusibile e il gioco è fatto. Vi ricordo che i fusibili ragazzi costano circa su un euro, però in una convenzione da 10, quindi costa una cazzata.
Ok ragazzi, abbiamo finito, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ovviamente se non siete iscritti, iscrivetevi, mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook e grazie ancora, ciao ragazzi.